Buongiorno a tutti senza luce, bentornati su Fra in the Frame e come avrete già intuito su Elden Ring. Come sicuramente saprete, a meno che non abbiate vissuto sotto una roccia durante gli scorsi giorni, From Software ha finalmente annunciato il DLC Shadows of the Erdtree, tramite però un singolo tweet, contenente una singola immagine che è già stata spacchettata da chiunque 30 secondi dopo essere approdata su internet. In questo video vorrei parlarvi sicuramente di quell'immagine, ma non solo di quella ovviamente, mi piacerebbe al contrario fare un ragionamento più completo su cosa sarebbe ragionevole aspettarci da questo DLC di Elden Ring, anche andando a guardare come From Software è solita confezionare questi contenuti aggiuntivi. Prima di entrare nel vivo del contenuto, vi invito come di consueto a mettere like e ad iscrivervi al canale se quello che state vedendo è di vostro gradimento, e inoltre vi segnalo che sono molto attivo su Instagram, quindi se volete rimanere aggiornati sulle mie attività dentro e fuori il canale, dovreste seguirmi lì. Iniziamo subito con il grande elefante nella stanza. Quando dovremmo aspettarci l'uscita di Shadow of the Erdtree? Il tweet di annuncio non ha lasciato trapelare nulla a tal proposito e viene menzionato che il DLC è semplicemente in sviluppo al momento. Elemento che secondo me già la dice abbastanza lunga sullo stato dei lavori. Detto questo, possiamo dare un'occhiata ai precedenti per farci un'idea più precisa. Prima di tutto, se andiamo a vedere quando From Software ha pubblicato i DLC dei suoi giochi precedenti, scopriamo che praticamente tutti sono arrivati prima di un anno dal lancio del titolo di riferimento. Artorias dell'Abisso è arrivato 11 mesi dopo l'uscita di Dark Souls 1, La Corona del Re Sommerso è arrivato dopo 3 mesi dall'uscita di Dark Souls 2, Ariandel dopo 7 mesi dal lancio di Dark Souls 3 e The Old Hunters dopo 8 mesi dal lancio di Bloodborne. Il DLC di Sekiro, purtroppo, lo sto ancora aspettando. Con Elden Ring, quindi, siamo già arrivati ad un periodo di attesa superiore alla media, ma ci sono alcuni elementi che suggeriscono che Shadow of the Erdtree sia ancora abbastanza lontano da raggiungere i nostri schermi. Ovviamente sto facendo riferimento a dei leak, quindi prendete quello che sto per dire per quello che è, ovvero un'informazione non ufficiale che potrebbe non rivelarsi corretta. Il leak in questione non riguarda Elden Ring nello specifico, ma piuttosto Armored Core 6, ed è corroborato dalla conferma di un noto insider di settore che si è rivelato estremamente affidabile in passato, ovvero Jeff Grubb. Secondo questo report, il nuovo capitolo di Armored Core dovrebbe uscire tra settembre ed ottobre, e fin qui tutto ok. Tutti ce lo aspettavamo in arrivo in quel periodo. Non fosse che, sempre secondo queste fonti, From Software avrebbe intenzione di pubblicare Shadow of the Erdtree soltanto dopo l'uscita di Armored Core 6. La conseguenza diretta di questa informazione, qualora si rivelasse vera, è che potremmo dover aspettare davvero tanto prima di mettere le mani sull'espansione di Elden Ring. Dando per buono il leak, infatti mi aspetterei Shadow of the Erdtree in arrivo per il 2024, dato che lanciarlo prima equivarrebbe a darsi più o meno la zappa sui piedi, dividendo la community, che dovrebbe scegliere se concentrarsi su uno o sull'altro gioco, Armored Core o Elden Ring. Certo, potreste obiettare che Armored Core ed Elden Ring sono giochi molto diversi, e sarebbe assolutamente vero. Ma è anche vero che è probabile che la fanbase di From Software sia interessata ad entrambi, o almeno per me è così. Voi potete tranquillamente farmi sapere la vostra nei commenti, che sono curioso. Insomma, la morale è che potrebbe volerci ancora molto tempo prima di mettere le mani su Shadow of the Erdtree. E se davvero lo giocheremo nel 2024, beh, allora mi aspetto un contenuto che per dimensioni e qualità sia qualcosa di mai visto prima da From Software. Anche perché lo studio lo ha definito come un'espansione, termine che suggerisce una magnitudine di contenuti più ampia rispetto a quello a cui siamo sempre stati abituati fino a questo momento. E parliamo quindi di cosa dovremmo più o meno aspettarci da questa espansione in termini di gameplay. Storicamente parlando, in praticamente tutti i DLC sviluppati da From Software sono sempre stati aggiunti strumenti e meccaniche di gioco atti a cambiare il modo in cui lo stesso gioco veniva fruito da noi giocatori. Pensate per esempio alla magia oscura introdotta nel DLC di Dark Souls 1, agli insetti luminosi di Dark Souls 2, o ancora al DLC di Bloodborne, che andava ad arricchire enormemente l'arsenale di armi a disposizione del cacciatore protagonista. Immaginando che questo varrà anche per Shadow of the Erdtree, quando questo contenuto uscirà, ci sono sicuramente alcune cose che a mio parere sarebbe molto carino vedere aggiunte in game. Badate bene, non sto dicendo che è probabile che ci saranno, sto dicendo al contrario che sarebbe doveroso aggiungerle tenendo presente l'attuale stato delle cose. Per esempio, mi piacerebbe davvero tanto vedere delle nuove stregonerie del Rovo del Sangue, o per gli amici le stregonerie aberranti, dato che attualmente in game ce ne sono soltanto due, ed è veramente un crimine che ce ne siano così poche, dato che concettualmente costituiscono una categoria magica davvero interessante, con tanto di un bastone specifico che le potenzia. Sempre rimanendo in tema, anche gli incantesimi del sangue sono davvero pochi in game attualmente, e aggiungerne non farebbe che giovare alla varietà delle opzioni concesse al giocatore, che magari vuole farsi una build tematica. Queste non sono le uniche due categorie magiche ad essere carenti comunque, sono semplicemente gli esempi più emblematici. Se andiamo a guardare nel dettaglio, anche le stregonerie della
Morte e del Gelmir sono davvero poche. Senza contare che tra le forme del crogiolo attualmente disponibili si nota un'assenza piuttosto importante, ovvero le ali che quei maledetti cavalieri usano per planarci nel culo. Inoltre c'è sempre la possibilità che venga introdotta una nuova categoria magica in sé, eventualità che sarei molto curioso di vedere qualora si concretizzasse, dato che potrebbe aprire la strada per nuove build diverse da quelle attualmente disponibili. Spazio di manovra c'è, rimane da capire quanto e come questo verrà sfruttato. E a questo proposito aggiungo che mi piacerebbe tantissimo vedere dei sigilli sacri e dei catalizzatori che vadano a premiare lo sviluppo di personaggi ibridi. Alcuni esempi di questi strumenti sono già presenti in game, come il sigillo della comunione draconica, che permette la creazione di build fede arcano, o al bastone del principe della morte, che favorisce invece quella intelligenza fede. Nonostante questo, sono personalmente convinto che le potenzialità di queste setup misti, per così dire, siano ancora per lo più inespresse. Per esempio, sarei super favorevole all'idea di introdurre un sigillo in grado di scalare su fede e destrezza, oppure, perché no, un bastone capace di trarre il suo danno da intelligenza e forza, in modo tale da dare respiro a tutte quelle build che vogliono muoversi a cavallo tra due statistiche. Cosa che tra l'altro il gioco più o meno già prevede, dato che ci sono armi che scalano in modo davvero strano e difficile da gestire. Pensate allo spadone dei Cida, che è particolarmente emblematico da questo punto di vista, dato che in teoria dovrebbe allinearsi a una build destrezza fede, ma non esiste un sigillo sacro in grado di scalare su queste due statistiche allo stesso tempo. Ed anche dal compartimento armi ovviamente mi aspetto grandi cose, ma qui sarò molto breve. From Software ci ha da sempre abituato all'introduzione di armamenti davvero particolari nei suoi contenuti aggiuntivi, e penso proprio che anche questa volta la situazione sarà simile, se non migliore. Diciamo che da questo punto di vista, di nuovo, mi piacerebbe che andassero a toccare tutte quelle categorie che al momento sono abbastanza scarne, come i mazzafrusti, gli stocchi pesanti, o anche gli artigli e i cestus, se andiamo a vedere, dove ci sarebbe veramente tanto bisogno di introdurre qualche arma unica e dalle proprietà speciali. In ogni modo, qui il potenziale è veramente infinito, dato che con il sistema delle ceneri di guerra sono veramente pochi i limiti a cui dover sottostare, e ci potremmo trovare per le mani delle soluzioni di gameplay davvero folli, scenario che personalmente mi auguro con tutto il cuore. Infine, ci sarebbero anche le ceneri spiritiche da toccare. Che tipo di spiriti troveremo nel DLC? Sicuramente qualcosa che ha a che fare con i nemici del luogo che andremo a visitare, qualunque questo sia, ma vedere qualche vecchia conoscenza in formato spirituale non mi dispiacerebbe affatto. Vero, cavaliere del crogiolo? Ah, un'ultima cosa. Non so se in questa espansione avremo a che fare con delle nuove rune maggiori da poter equipaggiare al nostro personaggio, ma se ci saranno, allora spero vivamente che i loro effetti siano qualcosa che mi faccia venire voglia di sperimentare con questa meccanica, dato che quella delle rune maggiori è una componente del gameplay che nel mio caso specifico non ha mai risuonato particolarmente, visti anche gli effetti secondari che queste hanno, ad eccezione di giusto due o tre di loro. Un ultimo tema che mi piacerebbe toccare, molto brevemente, perché di questo se ne è parlato in lungo e largo, è ovviamente quello della lore. E di cosa potrebbe parlare questo DLC nello specifico? Come tutti sappiamo, quello che abbiamo in mano per dedurre il topic dell'espansione per il momento è solo questa immagine, che contiene fondamentalmente due dettagli di cui vale la pena parlare. Uno è il presunto albero madre morente sullo sfondo, e l'altro è la figura dai capelli dorati che cavalca Torrente, o comunque una creatura della stessa razza di Torrente. Dando per scontato a questo punto che questa figura sia Michella, perché ha tutti gli attributi associati al semidio dell'abbondanza, non è difficile provare a fare qualche congettura rispetto a quello che ci potremmo trovare ad affrontare in Shadow of the Erdtree. In prima battuta, trattandosi di Michella, è realistico immaginare che il DLC andrà a toccare i motivi per i quali questo semidio ha creato e coltivato l'albero sacro, la patria degli esiliati e dei non voluti, andando magari ad indagare anche le ragioni dietro la sua mancata crescita in un vero e proprio albero madre. Da questo punto di vista potremmo immaginare che sia proprio l'albero di Michella quello sullo sfondo dell'immagine promozionale, dato che, come molti hanno fatto notare, sembra che ci troviamo di fronte ad un albero madre strangolato da un secondo albero contorto intorno al suo tronco, che potrebbe essere per l'appunto l'albero sacro. Seguendo questa teoria, si potrebbe anche ipotizzare che quelle che stanno strangolando l'albero madre altro non siano che delle radici mortali, legate quindi non a Michella ma a coloro che vivono nella morte, cosa che avrebbe assolutamente senso, visto che il cadavere di Godwin, ovvero la fonte di tali radici, si trova esattamente sotto la capitale dell'Interregno. Anche questo tema in realtà si legherebbe molto bene con la figura di Michella, che in origine doveva essere, come suo padre Radagon, un fondamentale lista dell'Ordine Aureo. E in generale il tema della morte e di Godwin è poco trattato nella versione vanilla di Elden Ring, quindi sicuramente questa cosa ha un enorme potenziale di sviluppo in un contenuto aggiuntivo. Infine, non possiamo nemmeno tralasciare il fatto che Michella è stato rapito da Mog, per poi essere portato al palazzo di quest'ultimo. Non mi aspetto che questa cosa venga approfondita più di tanto, anche se mi piacerebbe. Però magari qualche informazione in più riguardo la madre informe, ovvero la divinità esterna a cui Mog si è votato, sarebbe assolutamente gradita. Notate anche che tutti questi
questi incipit si legherebbero molto bene all'introduzione di nuove magie della morte e del sangue, che come abbiamo detto prima, al momento sono un po' carenti per quanto concerne la varietà. In ogni modo, non è nemmeno detto che questo DLC sarà ambientato in un'effettiva nuova zona della mappa. Michella infatti sembra essere legato alla figura di Santa Trina, che a sua volta è legata ai sogni e al sonno, quindi quello che andremo a visitare potrebbe essere a tutti gli effetti una dimensione onirica o comunque un piano diverso rispetto a quello fisico, cosa che reputo anche abbastanza probabile, se devo essere sincero. Concludo con due piccole riflessioni. Se effettivamente, come spero, andremo ad incontrare Michella in questa espansione, cosa avrà da dire questo personaggio del fatto che abbiamo ucciso Malenia, la sua amata sorella? Perché tutte le sue azioni, per quanto ne sappiamo, erano più o meno atte a salvarla dalla marcescenza che la affliggeva. E da come è sempre stato descritto, non ce lo vedo ad essere una nostra nemesi, ma più una sorta di personaggio aiutante. Spero che questo argomento verrà sviscerato a dovere, perché c'è molto dei due fratelli maledetti ancora avvolto dal mistero. L'altra riflessione riguarda il fatto che Michella sta palesemente cavalcando Torrente, cosa che potrebbe qualificarlo come il suo precedente proprietario. Precedente proprietario che, come sappiamo, ha lasciato la campana degli spiriti a Ranni perché ce la donasse una volta ottenuto il destriero spirituale. Questo qualificherebbe il semidio come un acuto calcolatore, il quale ha previsto il nostro arrivo nell'interregno e in un certo senso ci ha guidato tramite Torrente e tramite Ranni fino a diventare nuovi lord ancestrali, cosa che lo qualificherebbe più o meno come una figura velchiana, per dirla alla Dark Souls. Insomma, vorrei davvero capire quanto effettivamente Michella abbia tessuto le fila del destino dell'interregno, perché le potenzialità da questo punto di vista narrativo sono davvero tante. In conclusione, cosa potreste fare per prepararvi al meglio in questi lunghi mesi che ci separano dall'uscita del DLC? In realtà non ho consigli particolarmente illuminanti da darvi, dato che sappiamo ancora molto poco sul tipo di contenuto che andremo ad affrontare, ma una cosa posso già dirvela con discreta sicurezza. Se avete un personaggio iperlivellato, tipo oltre il meta attuale stabilito dalla community, allora vi consiglio di iniziare una nuova partita e finire il gioco con un nuovo personaggio, magari provando una build che non avete mai usato prima, per amor di varietà. Il motivo è presto detto: è vero che l'espansione sarà molto probabilmente un contenuto endgame, ma se deciderete di andare ad affrontarla con un personaggio in grado di fare tutto e di più, probabilmente vi troverete a trivializzare buona parte degli incontri confezionati da From Software. Per godervelo al meglio, quindi, sono dell'idea che iniziare una nuova partita e completare il gioco con un personaggio cappato al 150 sia cosa buona e giusta, magari facendo anche tutte le quest secondarie in modo tale da essere sicuri che nell'espansione non vi starete precludendo nulla che vada ad intersecarsi con il gioco base. E questo era tutto quello che avevo da dire, amici, grazie per aver guardato e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, che sono super curioso. Cosa vi aspettate dall'espansione di Elden Ring? Avete già delle teorie? Cosa vi piacerebbe trovare in questo contenuto? In attesa di leggervi, vi saluto e vi ricordo che se vi va potete supportare il mio lavoro qui su YouTube tramite una donazione al mio account Ko-fi, oppure abbonandovi al canale. Ciao a tutti, alla prossima!